Allora, oh, eccoci qua per la attesissima, è la attesissima seconda semifinale tra Fran e Coden. Siamo veramente impazienti. Io ho provato, ho fatto. Vince diventa il re dello sbrocco, cioè il perdente diventa il re dello sbrocco. Ho fatto a Coden un po' di training anti Yun. Le ha perse tutte, mi ha detto. 4-0. Però magari lo Yun di Fran, non lo so, perché giochiamo veramente diverso. Attenzione, perché io oggi supporto Fran. Oggi supporti Fran? Miglia, sì. Chi è che ha aperto? Oh. Già, più di quella porta. Va bene. Ma dai, la bufera di neve. Ma so che gli viene mal di qualcosa. Oh, io sono vecchio. No, Fran ha cominciato a fare le prese durante il Gnei, non le fa mai. Io ho detto a Coden, guarda che Fran non fa così tante prese come le faccio io durante il Gnei. Para, porco Dio, ho sbagliato tutto. Sorpreso da questo inizio. La Coden però è tranquillo, sorride, scherza. I commentatori come se non si stesse giocando la vita. Tira fuori la linguetta, infatti ecco la combo della vittoria. Gli ho detto di non rischiare a fare... È un altro Coden quello che sta giocando adesso. No... Coden si accontenta di un resto del cardino. Esatto. Match round decisivo per stavamo assistendo a Carlo Carlissimo. Penso che Descenda apprezzerà lo stesso, ma mi sa che ha già ingappato, perché ha appato quelli della Rambat 1.2. No, secondo me è stato disgustato, minchia. Lui non lo so, ma grande Frank che si ricorda di parizzare il secondo hit, poi sbaglia tutto. Io gliel'ho detto di fare MP da in piedi e spallata subito. No, perché lui quando attiva in mezzo fa giù MP, merda, fa giù MP, standing pugno forte, standing ficcaglia e spallata, però su molti va missa. Attenzione Coden, ha in serbo una scimmia. La Gnei più tranquilla che aveva. vabbè, lì... Coden c'ha questa tattica di far atterrare la gente sulle zappate e gioisce. Una parola, io sono il perdente che ha perso contro Song. Capita, dai, quando c'è un Ken così solido. No, finalmente ha trovato un personaggio decente con cui saper giocare. Non è perché ho joinato il bandwagon dei top tier anch'io. Ovviamente, anzi dei top tier. No, un ottimo Ken, veramente solidissimo, non ha saltato praticamente mai a muzzo. Mai... Non giocherò mai più così bene, ma infatti non... No, infatti eri praticamente drogato, Makoto era praticamente in uno stato in cui poteva iniziare ad avere passione per gli uomini e non più per le donne. Però su YouTube cosa penseranno di sta roba? Erano tutti in mutande per vedere i tuoi nuovi setup del demonio. No, possiamo non mettere il match mio contro Ken? No. No, va bene, dai. Lo so che avevo i miei fan su YouTube, sul canale di Descend, che ho visto che... Capita una volta su un miliardo, doveva capitare. Infatti c'è gente che si è già chiesta perché non utilizzi un colore fisso con il tuo Gauki. No, ma io lo utilizzo, solo che devono esserci quelli speciali, perché io uso quello rosso. È stato più MP. In Giappone a visitare non lo trovo. Hai usato quelli speciali e c'era la gente che si lamentava e chiedeva come mai giocassimo sulla PS2 e non sull'arcade. Scusate, compreremo un cabinato, scusateci. Leggi i commenti, clicchi sul loro canale ed è una merda, entri proprio in... Sì, capito. Vabbè dai, seguiamo una partita che è in un momento critico. Stiamo facendo polemiche di YouTube più che commentare. YouTube ranting. Ti vedevo che eri un po' agitato. Ero carico, ero... Andate pure a parlare della vostra partita. Vabbè dai, basta. È un uomo decisivo, è un match point per Coden, abbiamo perso il grip delle cronache. Vabbè, capita. Io in realtà mi ero ripromesso di fare, no, almeno presa buttalo all'angolo, di fare un commento pertinente. E invece... Va bene, anche non farlo, però sono 50-50. Sì, però quando gioco io dovete chiudere sta porta perché non si può stare questo freddo. Reversal show al contrario, momento decisivo, momento critico. Match point per cosa? Cosa fa? Ha provato a
Oh, però Coden ha tutte le munizioni, eh. Non ha provato il non ha provato il Coden conferma. Secondo me è in attesa di un salto sbagliato per fare un bel cross country. Oh, oddio, è quello che doveva fare. Prendilo e via. No, CMP Dragon Kicks. Bella. Fran, lì ci stava CMP Dragon Kicks su quella combo, l'ultima combo. Consigli in game. Stava anche un bel cross counter X. Un cross counter X. No, perché? Dai, lo fai su ogni dive e vinci. Facile. Anche se non hai barra lo fai con qui ci stava bene la signora Bistoni. Vabbè, ma delle due se devi muzionare. Bistoni è già. Delle due muziona per. Vabbè. Intanto fa un freddo fottuto, io spero che chiudano dopo. Ma stoico, continuo la telecronaca di questo match epico. Oh ragazzi, io oggi ho preso la mia pastiglietta. Oggi ho preso la mia pastiglietta per venire qua ed essere. Avere un livello di gioco decente. No, avere un livello di gioco decente perché. No, Sasha ha chiuso. Veramente ho preso la pastiglietta. Cervicale. Ha provato a liberarsi del suo pattern dato. Oh mamma! Punizione strana ma. No! Ah, bravo Fran! Fran. Ma la missione 50-50. Un po' di meno. Non è più il Coden di una volta che chiede se no, può è sempre scimmiare. Il Coden di una volta, stava calcolando le percentuali. Al è uscito dalla sua scimmiata. Vista. È in mutande per restituire il Carlo di prima. C'è. No, va bene la super finale. Lo so, carica moltissimo dato. Sì, no, ma non è quello che ha fatto male da combo, se entra tutto fa abbastanza male. Ma infatti, round decisivo. In quel caso lì, cioè, lo spreco della barra è abbastanza evidente. Se fa bene tutta la combo, sì. Camminata. Un genai con preso, vabbè, ha tolto quel suo. Coden ha limitato i danni. Coden all'angolo, ha tutte le munizie. Ed è un legno. Beh, da un po' anche lontano, Non so okay. Se. No, vabbè, forse entrava lo stesso, però era lontano. Oh. Entra. Ne ha altre 6 a disposizione. Mamma, se buttava. Se buttava. Ehi. No, vabbè, dai, da ritardati fare. Minchia se. Tappato di cervello. Hop. Momentum suo, scappa per fare barra. È un legno. Io ho tachicardia, cazzo. Coden si tiene freddo però, eh. Entra scimmia e non va. Ed è buona per Fran. Bravo Fran. Stava andando super, mi sa, perché ha fatto la spallata in S. No, l'ha punito. Entrava per. Penso di sì. Hai parato tu? No, vabbè, no, dovevi buttarla super su quel jumping che è entrato, eri anche tauntato, lo ammazzavi con un grande. È entrato un jumping dopo che hai tauntato. Cazzo, se buttavi la super lì, forse non entrava primo hit, ma probabilmente lo ammazzavi lo stesso, eri tauntato, lui era passato. Era passato. Sì, ma e lui era anche tauntato in quel momento lì.